Prima di iniziare vorrei invitare tutti i presenti ad un momento di raccoglimento per il popolo ucraino, per le vittime della guerra, rivendicando tutti insieme il valore della pace e della solidarietà tra i popoli che sono alla base della nostra Costituzione e soprattutto valori fondanti dell'Unione Europea. Quindi vi inviterei tutti a mettersi in piedi per un minuto di raccoglimento e ascolteremo le note del maestro Santini con Image. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi. Diamo un caloroso benvenuto a un ospite eccezionale per questa serata. Il ricordo
dell'omicidio del prof Marco Biagi. Saluto e ringrazio anche Lorenzo, il figlio che è qui con noi stasera, è stato qualche mese fa qui in questo splendido teatro assieme alla scuola Maria Lenghe proprio per ricordare la figura del papà. Il titolo della serata: il lavoro in un mondo che cambia, Biagi, un pioniere della modernità. Chi meglio del professor Carlo Cottarelli può descriverci in questo momento cosa significa parlare di lavoro, cosa significa parlare di fisco, cosa significa parlare di economia, alla luce anche di quello che sta accadendo in questi ultimi giorni. Ma prima di sedermi al suo fianco per intervistarlo, vorrei iniziare la serata con una riflessione che ho scritto in questi giorni. I fatti che accadono in Ucraina ci propongono interrogativi sempre più fitti e complessi. Perciò la preoccupazione per quello che sta succedendo si aggiunge a quelle sulle prospettive di lavoro e di sviluppo nel nostro Paese, che sono già molto importanti. È certo che noi crediamo nell'incontro, nella discussione, mentre altri, senza tanti giri di parole, praticano solo la prova di forza. Dovevamo ritrovarci qui per ricordare anche l'uccisione violenta di un giurista, di un economista che si era adoperato per studiare condizioni lavorative in grado di migliorare il Paese. In quel caso qualcuno aveva preferito la forza delle armi a quella del ragionamento, ma francamente tutto questo ci sembrava appartenere al passato. Non è così, ce ne stiamo accorgendo. Nonostante tutto, noi andiamo avanti alla ricerca del bene comune per la nostra nazione, per i nostri concittadini. Grazie a tutti che siete qua stasera. Un ringraziamento ulteriore lo devo fare a Marco Bentivogli, ex segretario nazionale della FIM CISL, che mi ha permesso il contatto con il prof Cottarelli, che a breve ci raggiungerà. Con il prof condivide adesso un'esperienza che si chiama Base Italia, perché tutti insieme abbiamo a cuore il nostro Paese. E allora, prof, mi siedo e ti rivolgo la prima domanda che ho pensato, guardando un po' anche a Lorenzo che è qui davanti a me. Sono passati 20 anni dalla tragica fine di Marco Biagi, ucciso nel marzo 2002 a Bologna da un gruppo terroristico che si richiamava alle Brigate Rosse. A 20 anni dalla legge che lui aveva promosso, nota con il suo nome, che introduceva flessibilità in ingresso nel mercato del lavoro e aveva suscitato tanta discussione, quali sono per lei gli aspetti positivi e negativi della riforma di quegli anni? E alla luce anche delle modifiche di legge successive apportate, quali sono a suo parere i problemi, le strutture che ancora limitano l'occupazione e i settori di possibile crescita per il ricollocamento dei lavoratori nei tanti casi di chiusura delle nostre aziende italiane? Allora, buonasera, sono molto contento di essere qui con voi, sono molto onorato di essere stato invitato qui per ricordare Marco Biagi, che rappresenta moltissimo per noi economisti e chi si occupa in generale, per quelli che si occupano in generale del mondo del lavoro. Prima considerazione è che gli ultimi 20 anni, o meglio lasciamo perdere il periodo Covid, i 20 anni precedenti al periodo Covid sono stati il peggiore ventennio della storia economica italiana. Questo ce lo dicono i dati, i numeri. In quel ventennio, per la prima volta dall'Unità d'Italia, il reddito pro capite, il reddito del cittadino medio italiano non è aumentato in termini di potere d'acquisto. Dal 1861 non era mai successo che ci fossero 20 anni in cui non ci fosse un miglioramento della situazione economica dei cittadini, perlomeno in media. Il cittadino medio italiano nel 1999 aveva lo stesso reddito in termini di potere d'acquisto, cioè al netto dell'inflazione, del 2019.
se poi confrontiamo l'Italia con gli altri paesi del mondo, siamo agli ultimi posti in quel ventennio, sempre in termini di tasso di crescita del reddito pro capite. Il Fondo Monetario raccoglie dati per circa 182 paesi per quel periodo in termini di reddito pro capite. Su 182 paesi l'Italia è al 170esimo posto. La Grecia è al 171esimo, più o meno uguale, e poi gli altri sono tutti paesi, stati falliti, come lo Zimbabwe, il Venezuela, cose di questo genere. Quindi sono stati 20 anni davvero pesanti, poi ci si è messo pure il Covid e adesso c'è pure la guerra. Comunque, speriamo che queste... Il Covid l'avevamo già superato in termini di andamento economico più o meno, adesso vediamo l'incognita della guerra. Allora, questa difficoltà che abbiamo avuto dimostra che l'Italia aveva bisogno proprio di quelle riforme che Marco Biagi ha portato avanti e che sono state importanti per aumentare la flessibilità del mercato del lavoro. Però il problema è che con una riforma non si cambia niente, non si cambia molto. Quello che ci è sempre mancato è un insieme di riforme che davvero cambino il nostro paese. Sto parlando di avere meno burocrazia, per esempio, fondamentale per il nostro paese, avere una giustizia civile che funziona, avere una giustizia penale che funziona. Quando dico funziona, intendo parlare di raggiungere, finire i processi senza che passino 8 anni prima che finiscano i processi. Riforma della scuola, spendiamo troppo poco in pubblica istruzione. Abbiamo fatto pochi investimenti pubblici in passato, quindi l'insieme delle riforme che adesso, per non parlare della riforma del fisco, l'evasione fiscale, l'insieme delle riforme che dobbiamo portare avanti è molto ampio e quindi per quanto importante possa essere la riforma del mondo del lavoro, altre cose si possono fare, ma di per sé non è sufficiente una riforma soltanto. Occorre un'azione ad ampio raggio e adesso c'è questo, magari ne parleremo poi in maggior dettaglio, c'è questa grande occasione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, che per la prima volta abbiamo un piano che dura 5 anni, abbiamo i finanziamenti soprattutto di questo piano che spesso mancavano in passato e adesso però si tratta di realizzare questa cosa. Bene, Forf, grazie. Adesso vorrei salire un po'. Lei ha una dimensione internazionale del suo impegno professionale. Cosa suggerisce al nostro Paese per colmare il gap che avvertiamo tra l'Italia e gli altri Paesi industrializzati? Vediamo già che il gravissimo problema del costo dell'energia condiziona fortemente le nostre aziende, la loro produttività e il loro sviluppo. Come faremo a far fronte a tutto ciò? Allora, oltre alla riforma che ho già detto, adesso si pone anche questo problema del costo dell'energia. Il problema si pone per tutti i paesi del mondo, naturalmente, perché l'aumento dei prezzi delle materie prime va a colpire tutti i paesi. L'aumento del prezzo delle materie prime poi che vanno a produrre energia, tipo il petrolio e soprattutto il gas naturale, è stato poi particolarmente forte. Naturalmente non tutti i paesi, di fronte a questo aumento del prezzo delle materie prime, i metalli non ferrosi, un po' meno i metalli ferrosi, il petrolio, il gas, li ho già citati, il frumento, il cotone, il caffè, stanno tutti aumentando e anche rapidamente. Non tutti i paesi però subiscono gli effetti di questi aumenti. Naturalmente ci sono i paesi che sono produttori di queste materie prime che ci guadagnano quando i prezzi vanno su. Ci sono paesi come gli Stati Uniti poi che si sono resi indipendenti. Gli Stati Uniti erano un paese che importava energia, compreso il gas, adesso esporta gas nella forma di gas liquefatto. Che cosa è successo in Italia? Perché siamo ancora così dipendenti dal gas e soprattutto siamo così dipendenti dal gas russo? Il 40% del nostro gas, 40-43% del nostro gas naturale viene importato dalla Russia. Quello che è successo secondo me è che abbiamo messo un po' troppi paletti. Qualunque cosa che si cerchi di fare
C'è qualcuno che obietta. Allora, lasciamo perdere pure il nucleare. Quelli sono stati due referendum contro il nucleare. Io credo che si debba perlomeno investire nella ricerca per trovare un nucleare pulito, perché io temo che fra 20-30 anni il problema del riscaldamento globale non lo risolviamo senza una qualche forma di energia. Quindi nucleare di quarta generazione, poi c'è la fusione nucleare, eccetera, sono tutte cose che noi non possiamo scartare, ma lasciamo pure perdere quello, perché tanto quella non è una soluzione immediata. Il gas naturale, c'è chi faceva, chi obiettava alla TAP, chi obietta alle trivelle, e vabbè, lasciamo perdere le trivelle, andiamo sulle rinnovabili. Metti l'eolico, danno fastidio alle pale, perché non sono belle da vedere le pale. Allora mettiamo il fotovoltaico. No, ci sono quelli che protestano perché poi i campi vengono coperti dal fotovoltaico. Sono stato di recente a Roma, qualcuno dice: perché non mettiamo sui tetti dei ministeri, che sono pieni di robaccia, ai tetti dei ministeri ci mettono di tutto. Tutti gli scarti finiscono sui tetti dei ministeri, perché non, invece non ci mettiamo il fotovoltaico? Se risparmiamo energia, no, la sovrintendenza non vuole. E allora poi non lamentiamoci se poi ci troviamo a importare gas dalla Russia e ne vediamo adesso quali sono le conseguenze. Un problema poi che io ho sollevato è anche, adesso faccio una nota un po' tecnica, ma però è importante, e riguarda il prezzo a cui stiamo importando questo gas. Il prezzo a cui, ne parliamo dopo, ne parlo già adesso. Il prezzo a cui noi stiamo importando le compagnie di energia che importano gas in Italia, a che prezzo stanno importando? È un'area che non è chiarissima, perché uno penserebbe, ma ovviamente le compagnie, l'Eni e altre, stanno importando gas ai prezzi internazionali del gas, quelli che sono andati su l'anno scorso del 280%, che nell'ultima settimana si sono raddoppiati e così via. In realtà non è così, perché il gas viene fornito attraverso contratti a lungo termine, decennali, ventennali, anche trentennali. Fino al 2008, al 2009, i contratti di fornitura del gas erano indicizzati non al prezzo del gas, ma al prezzo del petrolio, che in passato si muoveva più o meno insieme al prezzo del gas, quindi non importava se era petrolio o gas. Dal 2008 in poi, sempre più contratti si sono spostati verso l'indicizzazione al gas. Tu fornisci gas e ti indicizzo il prezzo del gas internazionale. Ma ci sono ancora in essere una marea di contratti ancora indicizzati al prezzo del petrolio, che l'anno scorso e anche adesso sta aumentando meno del prezzo del gas. Le bollette che voi pagate invece sono indicizzate al prezzo internazionale del gas, il mercato TTF, questo mercato, diciamo, localizzato concettualmente in Olanda, anche se le cose sono un po' più complicate. E quindi il dubbio che mi è venuto è: ma non è che stiamo pagando nella nostra bolletta del gas un prezzo superiore al prezzo a cui le compagnie petrolifere importano gas naturale, con la conseguenza che si creerebbero degli extra profitti molto grossi nei bilanci delle compagnie petrolifere? Allora io ho sollevato questa questione con un articolo su Repubblica lunedì scorso, sto ancora aspettando qualche informazione di più per sapere effettivamente se le compagnie petrolifere a che prezzo stanno importando. Ci vorrebbe almeno, io non so se ho ragione, non so neanche se c'è o no la questione, il punto che ho semplicemente fatto è che ci vorrebbe più informazione, e questa informazione non c'è. È un tema molto importante, perché sussidiare il consumo, come si sta facendo, del gas e dell'elettricità da parte dello Stato costa un po' di soldi. Non è che stiamo facendo questo semplicemente per far aumentare a livello non giustificato i profitti delle società petrolifere? Questo è il punto di domanda. Magari non è così, però è meglio chiarire. Bene, prof, grazie. Mi viene da chiederle, prima di passare alla prossima domanda, quanto conta allora la comunicazione, quanto contano i media nell'economia italiana e del mondo, anche alla luce di quello che sta succedendo in Ucraina? No, questo è un tema importantissimo. La comunicazione è fondamentale per far capire
per spiegare alla gente perché certe cose devono essere fatte. Io ho, nel mio ultimo libro, criticato un po' lo stile di Conte, che pure però è molto popolare, quindi si vede che agli italiani piace. Nel periodo del Covid, le conferenze, quando Conte faceva gli appelli in televisione, la struttura era più o meno sempre la stessa. La situazione, prima parte, la situazione è molto grave. Seconda parte, noi siamo un grande paese. Terza parte, dovete fare questo. Ecco, a me sarebbe piaciuto sapere perché sono state fatte certe scelte piuttosto che altre. E questa parte mancava. Secondo me la comunicazione è molto importante per avere alla fine un po' di compartecipazione. Poi in quella situazione era talmente drammatica che si va al di là di quello che l'impatto emotivo conta molto di più magari del ragionamento, eccetera. Ma in generale credo che sarebbe utile dare tempo alle persone per capire perché certe riforme sono necessarie. Una riforma che non è mai stata capita sono le mie riforme delle pensioni. Ecco, le riforme delle pensioni, la gente anche adesso non capisce perché è stato necessario aumentare l'età di pensionamento, quando tutti quelli che sono andati in pensione prima, ma in passato si andava in pensione a 60 anni, addirittura anche prima, perché adesso non è più possibile? Perché bisogna fare cassa? Perché c'è l'austerità? No, purtroppo ci sono motivi molto più seri, facciamo pochi figli, fortunatamente si vive molto di più e quindi il rapporto tra quelli che lavorano e quelli che saranno pensionati tende a cadere sempre più, e quindi è stato necessario cercare di allungare la vita lavorativa. Questa cosa qui però non è stata mai spiegata bene, per cui insomma c'è un problema di percezione, poi la gente reagisce giustamente anche negativamente se non gli si spiegano le cose. Bene, pensando alla riforma Biagi e pensando un po' alla flessibilità in ingresso, lui introdusse questo concetto del lavoro magari a tempo determinato nelle varie forme, però a lei che è un economista vorrei fare questa domanda. Nella nostra economia la componente fisco nel mercato del lavoro quanto conta, quanto è contata negli anni, ha fatto qualche passo in avanti rispetto al mondo che ci circonda? L'Italia è concorrenziale rispetto agli altri paesi d'Europa? Perché le chiedo questo? Perché se riusciremo mai a trovare un correttivo alla delocalizzazione? Le aziende scappano perché dicono in tante che il costo del lavoro in altri paesi d'Europa, in altri paesi del mondo, è più basso. Allora l'inflazione poi come morderà sulle nostre imprese? Allora lì si sono messo al fuoco, c'è molta carne al fuoco, non so bene da dove cominciare. Cominciamo dalla questione del perché le imprese investono o non investono in Italia. Costo del lavoro è importante, però se si va a vedere i sondaggi delle imprese straniere sul perché non investono in Italia, ci sono tre cose di cui si lamentano e il costo del lavoro non è una di quelle, perché ovviamente andare a lavorare in qualche altra parte del mondo il costo del lavoro è più basso, però magari la produttività è più bassa. Allora sono tre i motivi per cui le tre cose che da anni sono in cima alla lista delle cose per cui le imprese straniere non vengono a investire in Italia. Uno è la tassazione, è appunto quello legato al peso del fisco, poi ci torno. Il secondo è la burocrazia, il peso della burocrazia, e il terzo è la lentezza della giustizia, cosa che appunto ho citato tra le riforme che non ci sono state negli ultimi 20 anni. Il peso della giustizia è fondamentale per un'impresa. Se tu vieni a investire in Italia, hai un contratto con una controparte che ti deve fornire qualcosa, la merce che viene fornita è di cattiva qualità, vai dal giudice, ci vogliono 7-8 anni per avere una sentenza definitiva, cioè se si arriva al terzo grado di giudizio, la prossima volta non vieni più a invitare in Italia. Se sei un investitore, vuoi investire in Italia e per avere i permessi ci vogliono secoli, allora non vieni più a investire in Italia. Ieri sera ero a parlare a Pianezza, che è una piccola città vicino a Torino, ho incontrato 11 sindaci che mi hanno illustrato le cose che hanno fatto per facilitare gli investimenti in Italia. Erano presenti rappresentanti di società estere
che avevano investito in Italia, e la cosa che sottolineavano erano quanto rapido era la certezza nei tempi in cui certe cose dovevano avvenire, certi permessi venivano dati. Il che vuol dire che, per quanto complicato sia il sistema burocratico italiano, alla fine, se c'è la volontà di fare le cose, si riesce a superarlo. Questi 11 sindaci si erano mossi e si stanno muovendo, pur con tutte le difficoltà che non dovrebbero affrontare, però erano riusciti a superare queste difficoltà. Noi non possiamo puntare a battere i paesi dell'Est Europa o dell'Asia sul costo del lavoro, però dobbiamo cercare di migliorare quelle cose che hanno impedito l'investimento in Italia: burocrazia, lentezza della giustizia, e adesso veniamo al primo, anzi quello che è nella lista, il peso del fisco. Allora lì la parola magica è il cuneo fiscale. Forse ne avrete sentito parlare in televisione. Che cos'è il cuneo fiscale? È la differenza tra i soldi che si porta a casa il lavoratore e i soldi che il datore di lavoro spende per dare un impiego a una certa persona. E sono fondamentalmente la somma delle tasse pagate dal lavoratore, le tasse pagate e dai contributi pagati dall'impresa e dal lavoratore. Il cuneo fiscale è ancora molto alto in Italia. In generale il livello di tassazione su PIL in Italia è più alto della mediana europea, non della media, perché ci sono paesi grossi come la Francia che hanno una tassazione ancora più pesante, però abbiamo un livello di tassazione che è più alto di quello di più della metà del resto dell'Europa, dei paesi dell'Unione Europea. Se guardiamo poi specificatamente al cuneo fiscale, siamo ancora ai livelli più alti. Si è fatto qualcosa, però siamo ancora su livelli elevati. Che cosa si è fatto? In campo del cuneo fiscale c'è stato, se prendiamo i provvedimenti che riguardano tutta l'Italia, ci sono stati gli 80 euro di Renzi, poi diventati 100 euro con Gentiloni, quindi il taglio del costo del lavoro per redditi fino a 27.000 euro. Più di recente, l'anno scorso, c'è stata questa riforma che andava a tagliare le tasse, soprattutto c'erano tagli un po' per tutti, però i tagli più forti erano, diciamo, nella fascia tra i 30, 35 e 45 mila euro annui. Quindi c'è stata una riduzione, però bisognerebbe, per portarsi sui livelli della mediana europea, bisognerebbe arrivare su, ci vorrebbero almeno, credo, intorno ai altri 35-40 miliardi, qualcosa di questo genere, quindi sono tanti soldi. Cos'è che impedisce di farlo? Beh, ovviamente, se tu tagli le tasse, c'è una perdita per lo Stato che si deve indebitare di più. Lo Stato è già molto indebitato, adesso arrivano i soldi d'Europa, ma in buona parte comunque sono debito, e quindi c'è la necessità di, per tagliare le tasse, di trovare delle fonti di finanziamento. E ce ne sono due. Uno è quello di recuperare sull'evasione fiscale, che è ancora un enorme problema in Italia. C'è stato qualche passo avanti da parecchi anni, non c'erano passi avanti. Negli ultimi anni, negli ultimi 2 anni prima del Covid, ci sono stati passi avanti legati alla riduzione dell'evasione dell'IVA attraverso l'introduzione della fatturazione elettronica e un po' di altri strumenti che sono stati utilizzati per l'IVA. E l'altro, l'evasione fiscale rimane comunque molto elevata, si parla ancora di un livello di evasione intorno, nelle stime ufficiali siamo intorno ai 102-103 miliardi l'anno, ma non riguardano tutte le tasse, tutti i contributi. Facendo un proporzionamento per includere tutti, si arriva facilmente a intorno ai 120 miliardi almeno, direi, forse anche un po' di più. Cifra enorme. 120 miliardi, come punto di riferimento, cosa vi posso dire? Che la spesa per la pubblica istruzione in Italia sono circa 65 miliardi, l'evasione fiscale 2 volte tanto, quindi capite, c'è tanto. Allora, quello è una possibile fonte di finanziamento per tagliare le tasse a chi lavora. Normalmente i lavoratori dipendenti le tasse non le possono evadere, perché c'è la ritenuta alla fonte.
E poi c'è, mi metto sul cappello di revisore della spesa, lavoro che peraltro ho fatto 8 anni fa, quindi ormai le cose bisognerebbe rifarlo, cercare di evitare gli sprechi nella spesa pubblica, dove spreco si intende qualcosa che va a beneficio di qualcuno senza avere una giustificazione. E lì bisogna andare a vedere voce per voce. Si sta esagerando su alcune spese pubbliche al momento, ma io l'ho detto più volte che secondo me il superbonus è stato un'esagerazione, il bonus facciate è stata un'esagerazione. Adesso poi viene fuori che 4 miliardi e mezzo sono stati rubati con truffe allo Stato sul bonus facciate, soprattutto in parte anche sul superbonus 110%. E quindi bisogna andare a vedere voce per voce quali sono i risparmi che si possono fare. Per cosa? Per fare austerità? No, per tagliare le tasse. Il problema è che al momento si parla molto poco di revisione della spesa e anche c'è una giustificazione, con questo chiuso, scusate, mi sono dilungato, ma c'è una giustificazione. In un momento di crisi economica come quello del Covid, in cui la gente non voleva spendere, anche la spesa pubblica sprecata ha una utilità. Se uno va in giro, se lo Stato si mette a buttare soldi in giro, quello è uno spreco. Però chi li raccoglie i soldi va a spendere e questo dà una spinta all'economia. Però quella fase, lasciamo perdere cosa può succedere adesso con la guerra, perché non si sa. Questa fase era stata superata. Noi questo trimestre più o meno dovremmo, forse ancora ce la facciamo, perché l'anno scorso, poi anche con gli ultimi dati pubblicati a lunedì scorso, i dati sono migliori del previsto. Forse ce la facciamo ancora questo trimestre a recuperare il livello del PIL, cioè del prodotto che avevamo prima del Covid, nell'ultimo trimestre 2019. Resta questa incognita dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Questa è una bella botta perché questa è una tassa che l'Italia deve pagare all'estero. Questa è la sostanza. Speriamo che la guerra finisca presto, ovviamente non soltanto perché questo fa diminuire i prezzi delle materie prime, però ci sarebbe anche questo vantaggio. Grazie, prof, di queste belle analisi che ci stai facendo. Io volevo chiederti questo, sempre in prospettiva di pubblica amministrazione, hai qui davanti a te, cambio un po' lo scenario delle domande perché adesso ho preso un po' confidenza con il nostro colloquio, e hai di fronte a te un sindaco, no? Allora, fino adesso hai fatto un'analisi, ad esempio, di come lo Stato dovrebbe ridistribuire la ricchezza sul territorio. Ma noi pubblici amministratori, sindaci, presidenti di regione, come possiamo aiutare e sostenere questo cambiamento che tu chiedi allo Stato in termini di sburocratizzazione, in termini di sostegno alle imprese, in termini di fisco? Qual è la ricetta giusta anche per noi amministratori locali? Io non ho mai fatto il sindaco e quindi non voglio dare lezioni a nessuno per una cosa che non ho mai fatto. Dei 200 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, però 66 miliardi, cioè un terzo, dovrà essere speso a livello locale, a livello di comuni soprattutto e regioni, città metropolitane attualmente anche. E questo è un compito fondamentale per l'Italia, perché lì si tratta di servizi che devono essere investimenti, spese che avvengono a livello locale. Qual è l'incognita? L'incognita è, da un lato, il fatto che la burocrazia continua a pesare e che ci sarà bisogno di nuove riforme per la semplificazione. Entro giugno di quest'anno dovrebbe esserci una riforma del codice appalti, anche se, bisogna dirlo, una semplificazione specificatamente per i progetti del PNRR è già stata introdotta. Si stanno facendo riforme per semplificare, per rendere più facile la vita dei sindaci? Sì. Che qualità hanno queste riforme? Insomma, si poteva fare un po' meglio. Io ho lavorato per 2 mesi con Brunetta, col Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, che è il ministero, cioè non è un ministero, non c'è il ministero. Brunetta è il ministro senza portafoglio alla guida di questo Dipartimento della Presidenza del Consiglio. La sensazione era che si poteva andare più avanti nella strada della semplificazione. Vi faccio un esempio perché questo non riguarda i
comuni, ma dall'altro lato. L'esempio riguarda la procedura del silenzio assenso. Procedura del silenzio assenso, che cos'è? Vuol dire che se un'impresa, per esempio, ha bisogno di un permesso, si rivolge al comune e il comune non risponde entro una certa data, o la regione o anche lo Stato non risponde entro una certa data, è come se il permesso fosse stato dato. Silenzio vuol dire assenso. Questo meccanismo, molto lungimirante, è stato introdotto in Italia dal 1990, sono 30 anni che ce l'abbiamo. Perché non ha mai funzionato bene? Per due motivi. Uno era che il campo di applicazione di questo principio era abbastanza limitato. Lì si era cercato, con questa riforma introdotta appunto l'anno scorso, di ampliarlo, ma ci sono state troppe obiezioni. E vabbè. Ma c'era un altro motivo. L'altro motivo è che pensate di essere un imprenditore, fate domanda di ricevere un permesso, passano due mesi, non vi viene dato, non viene detto niente, silenzio assenso. Ma l'imprenditore, l'impresa comunque ha bisogno di un pezzo di carta con cui andare in banca e dire guardate il permesso ce l'ho perché sono passati due mesi e non è successo niente. E quindi in assenza di questo pezzo di carta l'impresa non poteva beneficiare di questo silenzio assenso. Come si è cercato di superare il problema? Quando io ero lì a fare il consulente, ho detto, beh, ma la cosa è abbastanza semplice. Basta far partire, automaticamente, dopo due mesi, parte una mail che dice, sono passati due mesi, scusateci, non siamo riusciti a darvi una risposta, però sapete che è come se ve l'avessimo data. Non si può fare, mi dico, no, non si può fare, no, no, non si può fare, tecnicamente non riusciamo a farlo. Allora che cosa si sono inventati? Passati due mesi, l'imprenditore può fare un'altra domanda per richiedere di ricevere un documento che dica che sono passati due mesi. Allora lì si è detto, vabbè, però capiamo questo, facciamo fare una domanda, però dopo 10 giorni, se l'impresa non riceve il permesso, si può fare l'autocertificazione. Ma allora fategliela fare subito l'autocertificazione, perché c'è bisogno di mandare un'altra cosa. La cosa assurda è che poi, dopo che io ho sollevato questa questione in un articolo sul Sole 24 Ore, l'Agenzia dell'Italia Digitale mi ha detto che si poteva fare questa cosa con delle piccolissime modificazioni, perché il sistema di protocollamento, il protocollo è già stato diventato elettronico anni fa. Eppure non si è voluto fare. Io non lo so perché non si è fatto, ma l'impressione è da volte che ci siano funzionari nei ministeri romani che proprio non hanno nella mentalità quello che uno dovrebbe avere, cioè che una cosa semplice è di per sé un valore aggiunto. Bene, allora entro sempre più nel vivo dell'intervista, tra un po' abbandono le domande che avevo preparato, però c'è questo appunto, burocrazia, formazione professionale. La domanda che volevo formularti è questa. Da un lato il PNRR e quindi formazione professionale, cioè funzionari preparati, dirigenti preparati, giovani nel nostro futuro preparati. Quindi qual è il ruolo della scuola per preparare i giovani a queste sfide future? Dall'altro la burocrazia. Che cosa succede a casa nostra? Facevi degli esempi con questa procedura del silenzio assenso. Succede che un imprenditore, anche ad Osimo, parte con la sua attività dopo 60 giorni, e poi qualcuno attorno a lui si accorge che lui ha commesso un errore, per invidia non si sa, perché è attento alla legge dello Stato, forse, non conosciamo il motivo, fa una mail lui, il vicino di casa, al comune, dice guarda che lì c'è qualcosa che non va, però siamo andati con il silenzio assenso. Allora l'amministrazione pubblica ritorna indietro e ricomincia da capo e lì si perde tempo. Allora la sfida, la domanda è questa, prof, la sfida della digitalizzazione può ammodernare l'Italia? Sì, però volevo dire qualcosa anche sulla scuola. Allora, la digitalizzazione è parte di una delle cose che il PNRR dovrebbe realizzare. Il 20% delle spese del PNRR sono volte alla digitale, questo è un obbligo nel regolamento del recovery plan, diciamo, del piano di ripresa, c'era proprio per ogni paese il 20% doveva andare alla digitalizzazione.
E ci sono tante cose che vengono fatte a diversi livelli, anche nel settore pubblico, ma anche nel settore privato, cioè la transizione 4.0 e così via. Ce la faremo, questa domanda, io non lo so se ce la faremo, però rimane un problema generale che, ripeto, una cosa che hanno già detto in molti, nella pubblica amministrazione non si tratta soltanto di digitalizzare i processi che già esistono, è necessario ripensare i processi tenendo conto del fatto che appunto hai nuovi strumenti, non è, le procedure che vanno seguite vanno riviste per poter sfruttare al massimo i vantaggi della digitalizzazione. Poi c'è un problema che riguarda la connettività, che parte legato alla digitalizzazione, e rimane un problema molto serio. Insomma, io giro tanto in Italia, ormai viaggiare su un treno, la connessione si ha soltanto dopo un chilometro che si è partiti da Milano, poi dopodiché si comincia, che cosa hai detto? Si va avanti. E queste sono perdite di tempo incredibili. La scuola, allora, sempre in relazione al PNRR, la scuola è una cosa fondamentale per un paese, la pubblica istruzione, è la cosa che è necessaria per dare una possibilità a tutti, a partire dagli asili nido in poi. Io vedo la giustizia, prima di tutto, giustizia sociale, come dare una possibilità a tutti. Prima ancora di pensare alla redistribuzione, che è pure necessaria, ma bisogna dare una possibilità a tutti. E la cosa fondamentale per dare una possibilità a tutti è la pubblica istruzione. Purtroppo in Italia la pubblica istruzione è stata la cenerentola della spesa pubblica. Dal 2007 in poi, a parte gli investimenti pubblici, ma tra la spesa corrente, cosiddetta corrente, che è il grosso, la spesa pubblica della pubblica istruzione è stata quella che ha avuto i tagli più forti. Tagli che vanno al di là di quello che poteva essere giustificato il fatto che il numero degli studenti si sta riducendo per il calo demografico. Un esempio appropriato è quello dell'università. Noi non soltanto siamo il paese che spende di meno, che ha il numero di laureati più bassi di tutta Europa, non è che abbiamo il numero più basso di laureati di tutta Europa, penultimi, in realtà l'ultima è la Romania, perché abbiamo pochi giovani, è perché spendiamo poco. La spesa universitaria pro capite, cioè per giovani in età universitaria, è la più bassa, la spesa pubblica pro capite è la più bassa in Europa. Quindi è chiaro che qualcosa è necessario fare. Cosa fa il PNRR? Mette un po' di soldi, secondo me però non ne mette abbastanza nella pubblica istruzione. Partendo dagli asili nido, che è un esempio che mi sta particolarmente a cuore, perché cioè, l'evidenza empirica è che l'educazione in quegli anni, i primissimi anni di vita, è fondamentale per ridurre le disuguaglianze che ci sono se nasce da un fatto di una famiglia ricca o una famiglia povera. È molto importante quello. Noi, cosa fa il PNRR? Mette soldi per gli asili nido. Ne mette abbastanza? Secondo me no. Noi abbiamo una copertura attuale di asili nido intorno al 26%, un po' meglio di qualche anno fa, eravamo bloccati al 24%, adesso siamo al 26%. I soldi del PNRR investiti per asili nido servono a portare la copertura più o meno, secondo i nostri calcoli, al 38%. Un bel salto, 24 al 38, dice, sì, ma la Francia e la Germania stanno già al 50%, la Francia e la Spagna stanno già al 50%. Quindi lì, come non si mettono abbastanza soldi nella ricerca, nella formazione. Il PNRR è, domani esce una nota del mio osservatorio sui conti pubblici italiani, pubblicità, lo trovate sul sito dell'osservatorio CPI, esce una nota che vi fa vedere che sui 200 miliardi del PNRR l'80% va in cose, il 20% va in persone. Quindi il PNRR è molto sulle cose che si vedono, l'alta velocità, gli investimenti in alta velocità, cose, ma gli investimenti nelle persone è piuttosto scarsino. Non dimentichiamoci che il mondo non finisce col PNRR, perché insomma la spesa pubblica va ben al di là del PNRR, però c'è un problema. Allora, ci vogliono più soldi per la pubblicizzazione, però bisogna anche rendersi conto che bisogna spenderli bene quei soldi. E la tendenza, mi dilungo su questo perché il tema della scuola è fondamentale,
La tendenza degli ultimi anni è stata quella di dire: il problema della scuola sono le classi pollaio, abbiamo classi con troppi studenti. Non è così, non è così. Se guardiamo ai confronti internazionali con Germania, Francia, Regno Unito, Giappone, Stati Uniti, Canada, cioè gli altri G7 oltre all'Italia, i dati OCSE fanno vedere che noi in media abbiamo classi di 2 unità più piccole di quelle degli altri paesi. Il problema non solo è che quando io andavo a scuola eravamo in 30, più 31, 30, era intorno ai 30 persone. Adesso non è così in media. Poi ci sono le eccezioni. Noi non abbiamo pochi insegnanti, abbiamo insegnanti poco pagati. Quello sì. Noi paghiamo i nostri insegnanti meno di quello che sono pagati negli altri paesi. O meglio, più precisamente, quando si comincia a lavorare, l'età, diciamo, lo stipendio di entrata è più o meno uguale a quello degli altri paesi. Però poi la progressione è molto più bassa che negli altri paesi, quindi nella vita lavorativa un insegnante in media stiamo al di sotto di quella dei paesi con cui ci dovremmo confrontare, anche aggiustando per le differenze che adesso cominciano ad essere rilevate nel livello del reddito pro capite, perché ovviamente in Germania il reddito pro capite è del 20% più alto del nostro. No, anche aggiustando per questo, i nostri stipendi degli insegnanti sono troppo bassi. Quindi abbiamo insegnanti poco pagati, con promozioni, progressioni carriera che non sono abbastanza legati a quello al merito, che sono alcuni più bravi e altri meno legati, che sono meno formati perché non c'è una vera attività di formazione obbligatoria, anche questo rispetto agli altri paesi. Il livello di entrata, diciamo culturali di entrata, è lo stesso che negli altri paesi, però poi la formazione manca in Italia. Abbiamo insegnanti che devono lavorare in scuole che sono troppo vecchie e poco attrezzate, e abbiamo insegnanti che sono oberati da compiti burocratici. Sapete bene che il contratto degli insegnanti non indica in realtà il numero vero di ore lavorative degli insegnanti, si indicano soltanto le ore di lezione cosiddetta frontale, ma il tempo per correggere, ci sono tante altre cose poi che l'insegnante fa, alcune sono necessariamente collegate, correggere i compiti, preparare la lezione, eccetera, ma poi c'è una marea di lavori sempre crescente che è di natura burocratica, scrivere relazioni, scrivere rapporti che poi nessuno sa se vengono letti davvero. E la cosa più grave è che il Ministero non ha idea di quante ore effettivamente un insegnante lavori, e se non sai quante ore un insegnante lavora, non sai come viene utilizzato il tempo di un insegnante, come fai poi a riformare la scuola? Noi abbiamo fatto noi dell'osservatorio abbiamo dovuto fare un sondaggio a campione, abbiamo selezionato fondamentalmente, sentendo gli insegnanti di quelli che lavorano, i ragazzi che lavorano all'osservatorio, sono venuto fuori una lista di circa 150-200 insegnanti, e dal nostro campione viene fuori che il numero di ore che non è conteggiato è uguale a quello delle ore di insegnamento, quindi l'orario è il doppio di quello che effettivamente è indicato, ma non si hanno informazioni su come gli insegnanti pagano tempo. Anche questo è un esempio di eccessiva burocrazia in Italia. Quando in Italia c'è un problema, che cosa si fa? Scrivimi una relazione, perché io mi sono messo il Ministero si è messo la coscienza apposta e ti faccio scrivere una relazione. Però non è così, secondo me, che si può gestire una scuola moderna. Bene, prof. Rimanendo in tema di scuola, allora avevo preparato una domanda sul futuro di questi studenti, che a me piace molto la parola osare, deve essere più utilizzata, no? Perché se parliamo di burocrazia vediamo che rimaniamo in età arcaica. Invece osare significa guardare al futuro e guardare con positività. Allora, venendo proprio in questi giorni da un'esperienza al Expo di Dubai, ma essendo stato anche allora a Shanghai e poi a Milano, mi viene da dire: questi studenti che fanno queste esperienze Erasmus all'estero e che tornano pieni di felicità, pieni di entusiasmo, pieni di voglia di fare, poi arrivano in classe, accendono la televisione e sentono parlare di tutti quei problemi che avevi accennato prima. Secondo te che cosa dovrebbe fare il paese per incentivare? Perché a Dubai una scuola di insegnamento di lingua inglese, che è italiana e marchigiana e che porta ogni anno gli studenti giù, mi ha detto: nel nostro staff abbiamo anche uno psicologo. Io ho detto: ma lo psicologo che cosa serve?
Lo psicologo colloquia non solo il ragazzo che va a fare l'esperienza all'estero, ma anche i suoi genitori, perché deve capire se investire oggi 10.000 euro per fare un anno di scuola all'estero è positivo o meno per lo studente prima di partire. È una buona pratica, ma io vorrei vedere nel futuro tanti giovani che fanno esperienza all'estero, perché oggi abbiamo cantato l'inno d'Europa, dobbiamo sentirci cittadini d'Europa e cittadini del mondo. Cosa ne pensi su questo? No, allora, io sono sempre stato un grande fan del programma Erasmus, credo che ci vogliano più soldi per consentire a tutti di utilizzarlo. E questo per due motivi. Uno, perché io ho molto beneficiato di aver studiato all'estero, non all'università, poi sono andato a studiare all'estero, e quello ti apre un po' la visione del mondo. Poi io, lavorando in un'organizzazione internazionale, si riesce a capire meglio le culture del mondo, il fatto che ci sono diversità, che però siamo parte di un unico pianeta e dobbiamo cercare di capire anche le diversità nelle culture. Poi c'è un aspetto particolare dell'Erasmus, che è quello legato all'Europa. Allora, sull'Europa io mi sento molto, sempre stato molto europeista, forse perché da bambino ci facevano scrivere alle elementari i temi, allora si facevano scrivere i temi alle elementari, alle medie sull'Europa. Poi forse non si fa più questa cosa. Ma fatto sta che io credo molto nell'Europa, e l'Erasmus è qualcosa appunto che è un programma europeo prima di tutto. Perché credo molto nell'Europa? Perché siamo in un mondo globalizzato, e a meno di una guerra mondiale, e Dio ci scampi appunto, è importante sottolinearlo, io credo che la globalizzazione andrà avanti. Se guardiamo alla storia, sono stati già periodi della storia globalizzati. L'impero romano era un impero globale nel senso di Mediterraneo perlomeno. Poi ci sono state le invasioni barbariche. Prima della prima guerra mondiale il commercio internazionale aveva avuto uno sviluppo enorme, poi c'è stata la guerra mondiale. Per questo dico, a meno di un'altra guerra credo che la globalizzazione vada avanti. Ora, in un mondo globalizzato c'è la superpotenza americana, la superpotenza cinese, fra poco ci troveremo anche gli indiani, perché come numero ci sono e la produttività aumenterà anche lì. Se l'Europa non sta insieme conterà sempre di meno, i valori europei conteranno sempre di meno, e correremo il rischio di fare la fine che abbiamo fatto nella nostra storia italiana rispetto al resto dell'Europa. Prendiamo i comuni italiani, si facevano guerra tra di loro, e questo li indeboliva. Quando il Barbarossa scendeva nella pianura padana, io sono di Cremona, arriva il Barbarossa, si allea subito al Barbarossa per andare a buttare giù le mura di Milano, ecco, facevamo queste cose. E lo stesso poi, qualche secolo dopo, Machiavelli nel Principe spiega proprio questo: i principi italiani, se non si mettono d'accordo, lì stavano nascendo gli stati nazionali, la Francia prima di tutto, la Spagna, se non si mettono d'accordo l'Italia rimarrà debole. Poi questo è quello che è successo, portando il ragionamento oggi: se gli europei non stanno divisi, conteranno sempre di meno. Adesso c'è questa idea che questa crisi, l'Europa cresce attraverso le crisi. Purtroppo non è una benedizione dover crescere soltanto in presenza di crisi. La crisi del Covid ha portato a cambiamenti importanti, adesso c'è il debito comune, vedremo come sarà gestito, eccetera. Adesso si parla di un esercito comune. L'esercito comune è una cosa che noi dovevamo avere dal 1952. 1952, i sei paesi che poi crearono la comunità del carbone e dell'acciaio e poi la comunità europea, quei sei paesi, o meglio, i governi di quei sei paesi, avevano raggiunto un trattato, concordato un trattato per la creazione di un esercito comune, finanziato da un bilancio europeo. C'erano addirittura le procedure di bilancio, era una cosa molto dettagliata. Poi questa cosa fallì perché il Parlamento francese non ratificò l'accordo. Ma l'idea di avere un esercito comune è una cosa abbastanza intuitiva, insomma, ci siamo fatti guerra per 2000 anni, adesso cerchiamo di difenderci insieme. Ci sarebbero anche dei risparmi, con l'occhio alla revisione della spesa, fare le cose comuni di solito si risparmiano un po' di soldi. Quindi vediamo adesso se in questa occasione riusciamo a utilizzare questa occasione, come è stato fatto per il Covid,
per portarci a un altro livello, per raggiungere qualche altro elemento di unione nell'ambito dell'Europa. Purtroppo ci si arriva soltanto nel mezzo delle crisi, dovremmo cercare di arrivarci senza dover passare per le crisi. Proprio a parlare degli Stati Uniti d'Europa, è un sogno, è una realtà che potremmo vivere nel futuro, secondo te che hai, visto che siamo entrati in confidenza, sono le potenze mondiali che stanno fermando questo processo verso gli Stati Uniti d'Europa? È il fatto che il fisco nei Paesi Bassi sia e nel Lussemburgo più basso che in Italia e quindi non fa mettere d'accordo questi paesi per arrivare a questo obiettivo? Qual è il fattore che non ci fa raggiungere questo sogno che dicevi già alla scuola elementare, facevi temi sull'Unione Europea e a oggi ancora non ci sono gli Stati Uniti d'Europa? Lo vediamo un po' in questi giorni, come dicevi, nella crisi, dove i paesi d'Europa stanno aiutando militarmente l'Ucraina, che ha il sogno di entrare nell'Unione Europea, e forse è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Allora, è chiaro secondo me che gli Stati Uniti non sono particolarmente contenti della formazione, se ci fossero gli Stati Uniti d'Europa, però non credo che sia proprio quello il fattore decisivo. Quello che è decisivo è il fatto che noi abbiamo una storia di 2000 anni di guerre, incomprensioni, culture diverse, ci sono elementi simili, ma ci sono anche elementi molto, molto diversi. Io ho lavorato per 3 anni, quando stavo al Fondo Monetario, tra l'altro su diversi paesi europei. Tra questi paesi c'era la Finlandia. Ma che ho a che fare? Cosa ho a che fare con i finlandesi? Quindi effettivamente ci sono delle diversità culturali e così via. In generale, poi, ricordiamoci che formare uno Stato così dal basso non è per niente facile. E di fronte alle difficoltà che stiamo incontrando, ricordiamoci sempre delle difficoltà che hanno incontrato gli Stati Uniti d'America. 1776, dichiarazione di indipendenza. 1776. 1861, cadevano le bombe su Fort Sumner, le bombe confederate, e partiva la guerra civile americana. La guerra American Civil War, quella che noi chiamiamo la guerra di secessione. Oh, era passato un secolo quasi e questi hanno cominciato a combattere una delle peggiori guerre civili degli ultimi secoli. Quindi, e non avevano, e parlavano la stessa lingua, non avevano 2000 anni di lotte intestine in Europa. Quindi è un processo necessariamente difficile. Quindi l'unica cosa che posso dire è non scoraggiamoci, perché insomma, rendiamoci conto che il processo è difficile, bisogna persistere, ma non vedo altra soluzione, come ho detto, in un mondo sempre più globalizzato. Uno, due, eccoci. Vorrei concludere questo dialogo con te su una riflessione più generale. Parlavi prima dei temi che si fanno a scuola, io penso ai libri di storia che ho studiato e sembra impensabile che nel 2022 scoppino ancora delle guerre. Però in questi giorni con te vorremmo approfondire questo, vorrei approfondire sul finale di questo bel colloquio. Abbiamo imposto delle sanzioni in 24 ore alla Russia. Nei rapporti commerciali, nell'industrializzazione, ma soprattutto tu sei esperto anche di finanza, come cambierà il mondo e se questa guerra finirà? Quali saranno poi i rapporti che il mondo avrà con la Russia e quale economia abbiamo di fronte a noi? Vorrei saperlo anch'io. Allora, non so dirvi quanto durerà questa guerra, eccetera, va al di là delle mie competenze, il mio pay grade, come si dice in inglese. La questione è che se la guerra dura relativamente poco,
Io credo che si possa superare il problema economicamente abbastanza facilmente. Ci sono le conseguenze di lungo termine, perché in qualche modo questa guerra ha rotto un tabù, cioè che non ci fosse, almeno in Europa, un'invasione così in un altro paese. Però sperando che questa cosa sia stata una tantum, la Russia, al di là del fatto che esporta materie prime, è un paese piccolo in termini dell'economia mondiale. L'economia russa è molto più piccola di quella italiana, è più o meno uguale alla somma, mi sembra, del Belgio e dell'Olanda. Esporta materie prime, però le materie prime possono venire anche da qualche altra parte del mondo. Quindi di per sé il fatto che le sanzioni possano causare dei danni economici alla Russia, anche se rimanessero, continuassero dopo la guerra, perché magari l'accordo di pace è un accordo così, che però fondamentalmente non corregge il problema che si è creato con la guerra, queste sanzioni danneggerebbero l'economia russa, ma non avrebbero grossi effetti sull'economia italiana, a meno che Putin non chiude il gas. Ecco, lì qual è il problema più grosso. Putin chiude il gas, però il Putin non ha interesse a chiudere il gas, perlomeno al momento, se non si arriva allora a una belligeranza effettiva. Quindi non sono troppo preoccupato dalle conseguenze economiche di questa cosa. La Russia diventerà più integrata con la Cina, noi dobbiamo fare tutto quello che è necessario per diversificare le nostre fonti di energia, ma qui ripeterei quello che vi ho detto prima. Quindi le conseguenze sono estremamente incerte, perché non si sa appunto quanto durerà questa guerra, ma di per sé l'economia russa, diciamo, l'Europa può andare avanti anche senza le materie prime dell'economia russa, e sarà la Russia che soffre di più dal fatto di avere un minore interscambio con l'Europa. Neanche quello sarà insuperabile, perché appunto ci sarà una maggiore integrazione con la Cina. Ma sono relativamente ottimista sul fatto che se la guerra rimane locale, e soprattutto se finisce presto, noi possiamo superare questa crisi economica, perché mi aspetto che il prezzo delle materie prime scenda. La botta economica c'è, l'ordine di grandezza si parla di come se l'aumento delle materie prime è come una tassa che l'Italia deve pagare ai produttori, no? L'ordine di grandezza di questa tassa è intorno ai 60-80 miliardi in più rispetto al 2019. 2020-21 lì le importazioni erano scese perché c'era la crisi economica, quindi il punto di riferimento rilevante è 2019. Sono 60-80 miliardi in più, è una bella botta, però siccome noi uscivamo dalla crisi con un forte abbrivio, ecco, forse quest'anno io continuerei a pensare che sia una crescita positiva. Se invece si va avanti, la guerra dura di più, allora diventa tutto, e se Putin chiude il gas, diventa difficile rimpiazzare il gas russo rapidamente. Draghi dice abbiamo le riserve, sì, possiamo pompare di più dei nostri pozzi, che è stato forse un errore chiudere o non trivellare, ma anche lì adesso noi abbiamo il gas italiano, sono 3 miliardi e mezzo di gas all'anno, su 70 miliardi di fabbisogno di gas, anche un po' di più, possiamo portarlo nel breve periodo a 5 miliardi, ma non subito. Si può cercare di avere un po' di più di gas dalla TAP, dall'Algeria, eccetera, però rimpiazzare tutto d'un colpo il 40% delle nostre importazioni, che vuol dire circa quasi 30 miliardi di gas che arriva dalla Russia, quello diventa piuttosto complicato. Stimolato dalle tue parole, allora vorrei ricordare una persona all'Italia cara, cara anche alle Marche, che è Enrico Mattei. C'era qualcosa che stava sprofondando, che non aveva valore, ed è diventata l'ambasciatrice dell'Italia nel mondo, e oggi si chiama Eni. Proprio in quell'articolo che hai scritto lunedì si parlava di extra profitti, cioè contratti che Eni ha pluriennali, e quindi non sappiamo quanto paga il gas anche se c'è la guerra. Secondo te, Cassa Depositi e Prestiti, il governo,
libererà qualche risorsa da queste grandi riserve che hanno le grandi aziende di Stato per aiutarci in questo momento così difficile? Allora, io non, prima di tutto, come ho detto, noi non sappiamo quante riserve ci sono. Quello che è stato fatto in Francia è questo. Macron ha detto, ovviamente Macron c'ha elezioni in un mese, quindi deve stare abbastanza attento su queste cose, ha detto l'elettricità, mettiamo un tetto, non aumenta più del 4%. Voi sapete quanto sta aumentando la vostra bolletta? Beh, in Francia non aumenta più del 4% la bolletta elettrica. In parte questo è dovuto al fatto che c'è il nucleare lì, quindi riescono a produrre a costi bassi. Però ha anche fatto un'altra cosa, ha imposto fondamentalmente un tetto ai prezzi che vengono applicati da Electricité de France, che è il distributore principale di elettricità in Francia, società pubblica, al pubblico all'84%, mettendo un tetto al prezzo dell'elettricità per chi distribuisce l'elettricità. E questo prezzo, questo tetto costa a EDF, Electricité de France, costa 8 miliardi. 8 miliardi che ovviamente lo Stato ha in parte compensato, ma ha compensato soltanto con 2 miliardi. Quindi la società di distribuzione dell'elettricità in Francia assorbe un costo di 6 miliardi. Allora, assorbe un costo di 6 miliardi e quindi va in rosso, oppure appunto c'erano in Francia pure quegli extra profitti che ci sono anche in Italia? Quindi questo è quello che è stato fatto in Francia. Io dico soltanto, ci vorrebbe più trasparenza per capire esattamente che cosa sta succedendo ai costi di approvvigionamento e ai profitti dei grandi importatori. Cosa che stiamo cercando di fare, però appunto non è così facile. Mi viene in mente, parlando del gas, abbiamo parlato di questa esperienza di extra profitti, ma mi viene in mente invece per quanto riguarda l'energia elettrica di proporti questa riflessione, questa domanda. Si parla molto di comunità energetiche, scambio sul posto, che anche questa è una buona pratica per abbattere i costi di trasporto, di dispacciamento e di trasporto. È veramente una buona pratica o, come succede spesso in Italia, lanciamo dei moniti senza aver prima sentito il professor Cottarelli e gli studi che fa nel suo osservatorio? Lanciamo solo per il consenso elettorale questi moniti o è qualcosa di veramente utile al nostro paese, alla comunità energetica? No, dunque lì bisogna chiedere a un esperto di elettricità, quindi io non sono un esperto. È però vero che tante cose che sono fatte in Italia sono fatte per avere un effetto mediatico. Questa qui è la cosa che mi preoccupa. Per questo si fanno così tante riforme in Italia senza fare riforme vere. Perché si fa una riforma, si scrive su un pezzo di carta come dovrebbe funzionare la cosa e poi lo si fa spesso per motivi, diciamo, appunto di, tra virgolette, propaganda. Adesso abbiamo questo PNRR, eccetera. Lì però, se posso concludere magari con questa cosa, abbiamo questo bellissimo piano. La domanda è, lo realizzeremo? Io sono convinto che le cose si fanno soltanto quando l'opinione pubblica è dietro a una riforma, a un investimento, allo spendere le cose, i soldi che riceviamo in un certo modo. E lì rimane un punto di domanda. Noi non sappiamo se l'opinione pubblica ritiene le riforme del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza quelle più importanti per l'Italia. Non lo sappiamo perché il PNRR non è stato generato da qualcuno che abbia detto votatemi per realizzare questo programma. Non c'è stata questa possibilità, non c'era tempo, non è colpa di nessuno, ma non c'era tempo. Allora, quand'è che si capirà davvero se queste riforme saranno fatte, secondo me? Si capirà con le prossime elezioni. Le elezioni del 2023, a sto punto credo che arriveremo al 2023, saranno estremamente importanti, in generale, non soltanto per il futuro dell'Italia, ma in particolare per il futuro di questo piano, che è importante, non è perfetto, l'ho criticato, l'ho detto che non c'è abbastanza soldi, per esempio, per le persone, magari sono troppi soldi per l'infrastruttura, però porta avanti tante riforme. Ecco, alle prossime elezioni la domanda sarà, la domanda adesso è, alle prossime elezioni gli italiani voteranno per quelli che vogliono realizzare questo piano o quelli che magari promettono mari e monti perché appunto ottenere voti promettendo mari e monti è sempre più facile, magari a spesa delle finanze pubbliche come si è sempre fatto. Io direi...
di concludere questa bellissima serata con il professor Cottarelli. Siamo partiti con una riflessione a 20 anni fa con il professor Marco Biagi, che è stato ucciso perché era pioniere della modernità, abbiamo detto stasera. Siamo qui con il professor Cottarelli, che è il pioniere della concretezza delle idee, perché ce l'ha appena detto, che il prossimo anno si chiederà agli italiani se stanno con coloro che promettono o con coloro che vogliono fare. L'importante è che l'Italia sappia valorizzare le persone come il professor Cottarelli, come stiamo valorizzando in questo momento il governatore, ex governatore della Banca Centrale Europea, che ha deciso di guidare l'Italia e ha detto ai politici: il posto di lavoro me lo trovo da solo se domani mattina finisco di fare il Presidente del Consiglio. Sono riflessioni importanti per guardare al nostro futuro. Allora vorrei premiare assieme a Lorenzo Biagi e il professor Cottarelli con un piccolo gesto, la statuetta senza testa che rappresenta la nostra città, e ringraziarlo di cuore della sua presenza qui stasera. Semplice frase: 19 marzo 2002, 19 marzo 2022, tra qualche giorno, 20° anniversario dall'omicidio di Marco Biagi, l'amministrazione comunale ringrazia per la presenza il dottor Carlo Cottarelli, il sindaco Simone Pugnaloni. Grazie, vorrei premiare insieme a Lorenzo, perché qualche mese fa è venuto tra noi in mezzo agli studenti a raccontare l'esperienza del proprio papà. Quindi grazie prof di cuore. Grazie davvero, un grande onore. Se la giunta comunale mi raggiunge sul palco, facciamo una foto tutti insieme col professor Cottarelli, e vorrei con me anche Marco Bentivogli, che è stato l'amico grande che ci ha aiutato a portare il professor Cottarelli qui tra noi. Lo ricordiamo, è stato per più di 10 anni segretario generale della FIM CISLE, oggi è impegnato con Base Italia per dare un futuro migliore alla nostra Italia attraverso persone come il prof. Carlo Cottarelli.